buonasera a tutti e grazie. Grazie di essere intervenuti così numerosi a questo incontro fortemente voluto dai cittadini tutti, ma anche e soprattutto da coloro che in questo paese svolgono attività produttive ed economiche, naturalmente insieme a tutte le associazioni. Questo incontro di stasera era stato programmato per essere fatto durante la campagna elettorale. Poi, vistosi il clima creato di una campagna elettorale alquanto affrontata in maniera aperta e a volte anche in maniera spettacolare, abbiamo preso l'impegno con i cittadini di questo paese a rinviare alla data odierna proprio questo appuntamento. Quindi abbiamo mantenuto, noi operatori di attività produttive di questo paese, abbiamo mantenuto la promessa che abbiamo fatto in campagna elettorale, che era quella che qualsiasi lista avrebbe vinto le elezioni, noi saremmo stati qui oggi in questo momento insieme ai nuovi amministratori ad avviare un nuovo discorso economico, sociale, costruttivo per il bene del paese che ritengo che tutti noi portiamo nel cuore. Il mio intervento di stasera è proprio dovuto a questo impegno, all'impegno che noi come cittadini prima, ma in maniera secondaria ma fortemente affettiva, svolgiamo all'interno di questo paese. Cioè noi operatori delle attività produttive e commerciali che operiamo in questo paese, ritengo che abbiamo fortemente il compito di gestire e di tenere in considerazione la forte motivazione che porta determinate persone a essere elette ad amministrare la cosa pubblica. Prima di addentrarmi con gli interventi del sindaco e degli altri componenti e collaboratori di questa iniziativa, penso di fare una cosa gradita a tutti, che è quella di ringraziare con un grande applauso tutti i 36 candidati alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale di questo paese. Quindi a tutti gli uomini, a tutti i giovani, ma soprattutto a tutte le donne che hanno avuto, e lo dico con grande felicità, hanno avuto con grande coraggio, il grande coraggio di candidarsi e di affrontare una campagna elettorale che, come ho detto prima, è stata anche a volte, non dico violenta, ma a parte molto, a tratti molto tirata. Quindi un grazie di cuore a tutti i candidati e ripeto ancora che il nostro impegno era quello che stasera tutte le sedie che erano state tenute libere per essere occupate da coloro che il 25 di maggio, quindi una settimana fa, hanno avuto l'incarico, hanno avuto l'affidamento, hanno avuto la fiducia di questo paese, ad essere seduti in prima fila, adesso ad affrontare insieme a noi un nuovo percorso, ad affrontare insieme a noi quelle che sono le priorità assolute che vanno affrontate subito per risolvere quei problemi che ci portano a superare un'estate che ormai è già iniziata. Mi duole veramente il cuore pensare che essere stati eletti una settimana fa e non si è presenti in questa manifestazione. Lasciatemelo dire, si parte con il piede sbagliato e non è ammissibile tutto ciò, non è ammissibile. La campagna elettorale è stata svolta, la campagna elettorale con il voto, ripeto, di domenica scorsa ha dato il suo esito. Ci sono degli amministratori che sono di maggioranza, altri che sono di minoranza, però sono stati votati e hanno avuto la fiducia della totalità dei cittadini di questo paese. Forse non hanno capito
Nonostante tutto, dopo 2 anni e 6 mesi che siamo stati commissariati, non hanno capito che le cose negative devono imparare qualcosa. Ritengo che dalle negatività non abbiamo imparato nulla. Non abbiamo imparato che in questo paese bisogna cambiare mentalità, radicalmente mentalità. Perché se ancora pensiamo che c'è una maggioranza che debba lavorare, una minoranza che debba fare un'opposizione critica ma non costruttiva, anzi distruttiva, ritengo una volta che ci sia sbagliati 2 volte. Questo paese dice basta a questi giochetti, dice basta il paese. I cittadini sono stufi, siamo tutti stufi, le attività commerciali, turistico, tutte le attività operanti in questo territorio sono allo stremo. Gli stessi cittadini io ritengo che sono ormai a un livello di non più sopportabilità di determinati atteggiamenti. Bisogna cambiare mentalità, bisogna capire che il Paese vuole voltare pagina, che il Paese vuole ricominciare, che il Paese vuole rialzarsi. D'oggi in poi in questo Paese non ci dovrà più essere una maggioranza o un'opposizione, ci deve essere una squadra di persone che una volta che si sono candidati portino avanti le istanze di tutti i cittadini. Tentino di risolvere nella giusta maniera le problematiche generali che questo Paese ha. E le problematiche generali di questo Paese sono tante. E io l'ho ripetuto forse un'infinità di volte. L'ho ripetuto prima che iniziasse la campagna elettorale, quando ancora le liste non si erano formate. Questo Paese, oggi 1 giugno 2014, non ha un aspetto positivo. Voi mi dovete dire per quale motivo un turista non di Roma, né di Torino, né di Milano, ma un turista di Reggio dovrebbe spostarsi a Bova a fare una settimana di vacanze. Io l'ho detto e lo ripeto, questo paese oggi non ha un punto a favore che incentivi il turismo. Il turismo, forse ancora nessuno o pochi l'abbiamo capito, è il veicolo economico che smuove un'utenza particolare e smuove soprattutto l'economia generale di un paese. Perché se a Bova Marina arrivano persone, non c'è nessuna attività, nessun ente, nessuna persona che in un bene o nell'altro non usufruisca di questa entrata economica che il turismo porta. L'altra volta nell'intervento che abbiamo fatto all'assemblea che è stata fatta qui all'IRSE, che è alle mie spalle, io ho fatto un esempio eclatante di questo paese, che iniziando dal mare noi non abbiamo un aspetto positivo. Abbiamo l'acqua sporca del mare perché i depuratori non funzionano. Non abbiamo via marina, perché la nostra via marina, vi ricordate bene, è stata distrutta nella mareggiata della notte del 12 dicembre del 2008. Da allora la via marina è ancora in quelle condizioni. Dopo 6 anni quella via marina è ancora in quelle condizioni. C'è stata un'amministrazione per 3 anni, ci sono stati i commissari per altri 2 anni e 6 mesi, la via marina è ancora in quelle condizioni. Non abbiamo strade in questo paese. Io l'altra volta disse che non volevo offendere i muli, perché queste strade che noi abbiamo nel paese sono delle vere e proprie mulattiere. Non abbiamo marciapiedi, non abbiamo illuminazioni, non abbiamo fogne, non abbiamo acqua, non abbiamo un sistema idrico, ed è di questi giorni, che ci possa togliere dai problemi delle risorse idriche. Cioè, che cosa abbiamo in questo paese? Quindi mi dicono di stringere, ma l'affetto, ma l'amore che abbiamo per questo paese lo vogliamo tirare fuori? O siamo buoni solo a criticare quando fanno gli altri? E quando facciamo noi? E allora? Quindi io dico che da stasera qua doveva partire un discorso generale di collaborazione.
E concludo il mio intervento, poi magari se devo intervenire intervenirò anche dopo che parlerà il signor sindaco. Però voglio dire una cosa, un'altra cosa, permettetemela di dire. Ho notato che da una settimana che si è insediato il nuovo sindaco e ritengo che tutta la cittadinanza stamattina sia stata colta di sorpresa, perché il paese è stato preso d'assedio dagli operai dell'ASET e hanno ripulito il paese da cima a fondo. Questo non si vedeva più adesso ormai da anni. Come un'altra cosa che voglio dire, e la dico, in questo comune avevamo perso l'abitudine di parlare in tranquillità. Negli uffici di questo comune si era persa l'abitudine di parlare in tranquillità. Con l'avvento dell'avvocato Crupi, io sono stato due volte a comune, la porta della sua stanza è rimasta aperta. Questo vuol dire che il sindaco, la nuova amministrazione, e quando parlo di nuova amministrazione parlo anche della minoranza, forse hanno capito che bisogna voltare pagina, perché è questo che i cittadini vogliono. I cittadini non vogliono fare la fila dietro la porta del sindaco, i cittadini non vogliono stare ad aspettare risposte che non verranno mai. I cittadini vogliono essere ascoltati e nel limite del possibile vogliono essere anche accontentati. Quindi per il momento mi fermo qua, cedo la parola a Silvio Cacciatore, presidente dell'associazione Aria Pulita. Allora, buonasera a tutti, ringrazio non voglio essere polemico, i pochi presenti. Quando c'erano i commissari si diceva non parliamo mai, non li incontriamo mai, non ci fanno sapere quello che vogliono fare, quello che stanno facendo, quello che hanno fatto. Oggi c'era una possibilità di incontrare la nuova amministrazione e tutti questi cittadini che dicevano ai tempi dei commissari che non c'era possibilità di dialogo, di confronto, vorrei sapere dove sono questa sera. Ma lasciando le polemiche al caso, io comincio il mio intervento facendo gli auguri alla nuova amministrazione, al sindaco Vincenzo Crupi, di buon lavoro, sperando di vedere la rinascita non a parole ma nei fatti di Bova Marina, perché penso ci sia bisogno, l'ho detto tante volte e lo ripeto anche stasera, non fa male, ci sia bisogno veramente all'interno di questo paese, non solo dentro il municipio, di unità, ma unità di intenti e unità in tutti i sensi, non solo amministrativamente parlando. Certo, se c'è anche a livello amministrativo fa piacere, soprattutto non vedere guerre che magari si sono viste in passato, guerre di poltrone e altre cose simili, perché il paese ha bisogno di risposte concrete e risposte nell'immediato, sia subito che nel lungo termine. Io, la nostra associazione Aria Pulita, associazione che questa sera ho l'onore di rappresentare in questa piazza, ci occupiamo non solo di tematiche sociali, come avete visto in questi ormai 2 anni di nostra attività, ma anche e soprattutto di ambiente. Domenica 8, quella che verrà, faremo la 14ª giornata ecologica, la faremo sulle spiagge, durerà dalla mattina alla sera. Io innanzitutto colgo l'occasione di invitare tutti voi, ma soprattutto di invitare tutti e 36 i consiglieri che si sono candidati, i cittadini che si sono candidati, sia quelli eletti che quelli che purtroppo non sono stati eletti, anche perché io durante la campagna elettorale ho sentito dire mi impegno per il bene del mio paese, quindi il bene del paese si può fare anche non solo dentro le porte del comune, lo si può fare anche in mezzo alla strada impegnandosi nel sociale. Quindi io invito veramente di cuore queste persone, questi amici a venire con noi. Certo, la nostra è una possibilità, può piacere o meno, si possono creare tante iniziative, ci sono tante associazioni a Bova Marina che fanno veramente un lavoro encomiabile, secondo me. La mia, mi pregio di dirlo, è una di queste. Parlando di ambiente, signor sindaco, penso ci siano delle problematiche, delle emergenze da affrontare nel breve termine, nel medio, ma anche nel lungo termine. Cominciando a lunga scadenza, e se ne è parlato tanto, della bonifica della discarica, è un problema ormai annoso e a cui bisogna assolutamente
trovare soluzione, perché i problemi li sappiamo, e anche perché i cittadini vogliono risposte che purtroppo neanche dopo 2 anni e mezzo di commissariamento hanno avuto, che più che commissariamento è direi una protodittatura, visto che non sappiamo nulla al momento di quello che hanno fatto queste persone. Un altro problema è quello dello scarico fognario a mare. Sì, oggi abbiamo avuto sui giornali la bellissima notizia, e ce l'ho qui, una spiaggia cucita addosso ai bambini. I pediatri nazionali hanno segnalato delle spiagge in tutta Italia a misura di bambino, però questo non significa che le nostre acque siano salubri e pulite. Questa bandiera verde viene assegnata per un motivo specifico. Praticamente la nostra zona, quindi anche e soprattutto Bova Marina, le nostre spiagge sono perfette per sia per quello che si respira, la salsedine, lo iodio, che proprio per la sabbia, per far guarire i bambini che hanno problematiche respiratorie. Questo detto in breve, poi se c'è qualche medico qua presente e vuole intervenire per integrare, lo farà meglio di me. Io purtroppo in medicina non sono molto ferrato, non è il mio settore. Comunque sì, abbiamo ricevuto questa bandiera verde, ma non vuol dire che le nostre acque siano salubri. L'anno scorso abbiamo visto una fuga pazzesca di turisti proprio perché le acque erano un qualcosa di indecente. E sappiamo che purtroppo questo è un problema inaffrontabile dall'oggi al domani, però vorrei chiedere cosa ha intenzione di fare la nuova amministrazione in merito alla depurazione, e quindi se il vecchio depuratore verrà rimesso in uso almeno in parte, o comunque quanto tempo ci vorrà per vedere qualche effetto, qualche beneficio, e quindi poter tornare a farci il bagno tranquillamente e serenamente senza dover galleggiare in mezzo alle, scusatemi il termine, alle schifezze, per non dire altre parole. Poi a Bova Marina c'è un altro problema che è sorto in questi anni. Anzi, a Bova Marina siamo più o meno fortunati, perché se ci spostiamo già qua vicino a Melito Porto Salvo la situazione è molto più grave, ed è quella del punteruolo rosso. Molti di voi non sanno cos'è, e io adesso provo a spiegarglielo. Il punteruolo rosso è una specie di insetto che si innesta all'interno delle palme, succhia la linfa vitale e le fa morire. Le palme sono degli alberi bellissimi, vediamo Piazza Municipio ne ha tante e non solo. Noi 1 anno e mezzo fa segnalammo alla commissione straordinaria nella piazzetta vicino alla scuola elementare una palma che stava morendo, e questa palma i commissari non sono intervenuti, logicamente, perché figurarci se lo facevano. La palma è morta, abbiamo segnalato che la palma è morta, la palma stava cadendo, perché dopo che muore rischia di cadere addosso ai cittadini. È una foglia di palma, per non parlare del cuore, pesa diversi chili, per non dire diverse tonnellate. Fatto sta che è un problema che si può risolvere curando curando queste palme. Ah, il dottor Sergio Malara, se si vuole accomodare assieme ai colleghi consiglieri qui davanti con le sedie. E intanto la saluto e le do buonasera. Dicevo, le palme, sì, sarò breve, tanto ho finito. Le palme si possono salvare, l'intervento per salvarle si aggira attorno alle 150-200 euro a palma. Una palma che muore per colpa del punteruolo rosso, essendo che diventa agente infestante una volta morta, per smaltirla si devono pagare circa 1500 euro, quindi penso convenga a questo punto salvare il nostro patrimonio pubblico. Bene, io un'altra cosa che aggiungerei è che penso serva un'imminente derattizzazione e disinfestazione, perché ci sono topi che passeggiano, come, cioè forse ci sono più topi che cittadini sulla nazionale il sabato sera. Ed è una, noi alla commissione l'abbiamo segnalato più volte, questo non per essere ripetitivo, ma per dire che molto spesso tutti noi cittadini e associazioni abbiamo fatto delle attività volte al bene del paese. Il problema è che se qua dentro ci sono delle persone sorde, il bene del paese non ci sarà mai. Se qua dentro ci sono delle persone che hanno volontà di ascolto e di partecipazione e quindi di coinvolgere i cittadini, come fortunatamente vediamo questa sera con la presenza del sindaco e di alcuni consiglieri comunali, questo forse potrà accadere, quindi forse Bova Marina potrà rinascere, ma questa volta non soltanto a parole. Grazie. Adesso cediamo la parola al signor sindaco, che ci illustrerà come si stanno già muovendo per risolvere quelle priorità che abbiamo nel paese. Buonasera a tutti.
grazie all'associazione Aria Pulita che ci ha permesso di essere qui questa sera a tutti noi. Io mi avevano invitato a parlare per ultimo, ma ho chiesto di parlare adesso intanto per sottolineare una cosa, che noi dobbiamo essere ottimisti, ma non perché per far finta che i problemi non esistono, per nascondere la polvere sotto il tappeto, ma il pessimismo non ci aiuta. Quindi se partiamo ad essere pessimisti, poi i candidati sono 39, non 36, considerate anche i candidati a sindaco, no? Ci avete già escluso, dico, non ci saremmo nessuno candidati, sapendo la mole di problemi che ci sono. E non è vero che si inizia male, iniziamo molto bene. Iniziamo molto bene non perché stamattina il paese è stato ripulito, iniziamo molto bene perché questa sera siamo tanti cittadini qui in piazza come non si vedeva da più di 2 anni, da moltissimi anni. E non è vero che ci sono poche persone, perché a occhio e croce penso che ci sono più di 100 persone, poi c'è l'abitudine a non... 100 non lo so, ma molto più di 100 sicuramente. E c'è poi l'abitudine a stare un po' lontano, a non affollarsi al centro, ecco. Però è una serata bellissima per Bova Marina, per discutere in piazza. Io mi permetterei da cittadino, non da sindaco, a un po' sovvertire l'ordine dei lavori, perché se ci mettiamo qui ognuno a dire tante cose importanti, però io penso che questi incontri servono anche per incitare, diciamo, stimolare i cittadini a dire quello che a loro avviso non va e anche come va risolto, perché noi accettiamo di buon grado le critiche ma anche le proposte. Quindi io direi di dare più spazio ai cittadini. Per quanto mi riguarda, poi eventualmente, se sarà necessario, farò un discorso così, trarrò delle conclusioni. Noi abbiamo detto, e io dirò più o meno sempre finché sarò sindaco, sempre le stesse cose, cercherò di cambiare vocaboli per non essere ripetitivo. Noi ci siamo impegnati a lavorare e a fare le cose, l'ho detto, lo saremo l'amministrazione delle cose possibili. Stamattina non abbiamo fatto niente di speciale e nessuno ci deve dire né grazie né bravo, abbiamo fatto il nostro dovere. Era una cosa che si poteva fare, l'abbiamo fatta. Come l'abbiamo fatta? Martedì mattina la prima telefonata che ho fatto l'ho fatta a Saro Azzarà, che ringrazio a nome di tutta l'amministrazione, di tutto il paese, perché l'intervento che ha fatto l'ha fatto gratuitamente. L'ho chiamato, la prima telefonata, è venuto pomeriggio e gli abbiamo chiesto di fare una pulizia straordinaria. È una cosa, abbiamo incontrato anche la sua disponibilità, è una cosa che si poteva fare e l'abbiamo fatta. Quindi, diciamo, non abbiamo fatto niente di speciale. Noi ci impegneremo. Abbiamo pulito buona parte del paese. La prossima settimana ci dedicheremo alla pulizia del lungomare, che è già iniziato con i dipendenti della forestale, la pulizia della spiaggia abbiamo organizzato in collaborazione con Aria Pulita questa giornata ecologica di domenica, ed io te l'avrei detto dopo, ma le cose è meglio dirle così pubblicamente, se c'è la collaborazione dei cittadini e anche delle associazioni, di fare tutte le domeniche di giugno, perché con una sola domenica non faremo niente, quindi tutte le domeniche andare a pulire la nostra spiaggia, perché i problemi ce li dobbiamo risolvere noi, gli altri non ce li risolveranno, e alcune cose ce le possiamo fare da noi stessi, non abbiamo bisogno di nessuno. L'ha detto Guglielmo, e poi chiudo perché non voglio essere anch'io lungo. E abbiamo detto che l'amministrazione deve essere amica e vicina al cittadino. La porta della stanza del sindaco è sempre aperta. Abbiamo deciso così,
intanto non c'è stato l'avvento dell'avvocato Crupi, Guglielmo mi vuole bene e quindi per troppo bene, perché si è insediata un'amministrazione di cui Vincenzo Crupi è, diciamo, il sindaco, ma diciamo un primus inter pares, ecco. E dicevo, come un segnale che intanto non c'è un distacco, una chiusura, quindi la porta è sempre aperta e rimarrà sempre aperta. Io ancora non ho avuto il tempo di mettere un avviso, ma il miglior avviso è quello fatto pubblicamente. Il sindaco e gli amministratori ricevono sempre, dalla mattina alla sera, al comune e in mezzo alla strada. E la porta rimane anche aperta, perché lì noi non abbiamo segreti da confessare o cose losche da progettare e da realizzare. Lì si parla di cose comunali, cioè di cose che riguardano tutti i cittadini, e quindi anche per questo non c'è motivo che la porta resti chiusa. Un'altra cosa, perché poi mi dimentico, è che domenica 8, a parte la pulizia della spiaggia, nel pomeriggio 18:30, ancora non abbiamo stabilito, faremo un'assemblea con un oggetto la costituzione della consulta per i giovani, perché è un'altra cosa che si può fare in modo anche molto, diciamo, semplice, diciamo, e quindi la faremo in tempi brevi, quindi ci sarà questa assemblea per iniziare questo percorso che poi ci porterà alla costituzione di questa consulta dei giovani, che è uno strumento molto importante per far sì che i giovani possano partecipare alla vita pubblica, alla vita democratica del nostro paese. Ora non vorrei scavalcare gli organizzatori, ma secondo me sarebbe opportuno dare spazio ai cittadini, se lo ritenete. Grazie sindaco. Grazie. Intanto apprezziamo tantissimo il suo intervento. Se da parte del pubblico ci vuole essere qualcuno a portare avanti delle varie vicissitudini di questo paese, tranquillamente si può avvicinare a questo tavolo e dire quello che pensa o quello che vorrebbe si realizzasse, o delle domande semplici. Il professore Iriti, prego professore. Buonasera a tutti e complimenti per l'iniziativa all'area, per l'associazione Aria Pulita. Io appartengo anche a un'associazione, Prezioso Zavettieri, e di oggi un articolo sul quotidiano che la SEI il 24 maggio ha avuto un incontro con i sindacati maggiori, diciamo, della CGIL, CISL, UIL, hanno concordato il da farsi per un futuro, per la nascita di questa centrale che regala all'Europa, il carbone regala all'Europa 22.000 morti l'anno e all'Italia 499.000 morti all'anno. Come tutti ricordi, sindaco, Bova Marina era capofila dei comuni grecanici per dire no alla centrale a carbone. Poi le cose sono andate come sono andate e quindi si spera poco, ma ci si batte anche molto. Allora l'invito che io ti rivolgo personalmente e a nome dell'associazione di cui hai un rappresentante nella tua amministrazione, è di impegnarti fortemente perché questa disgrazia ulteriore non capiti nell'area grecanica, perché colpisce principalmente i paesi che sono più lontani dalla centrale. Quindi Saline è meno colpito, Melito meno colpito, più colpito, quando fuori più colpito, poi più colpito, ancora fino a Palizzi ancora viene più colpito. E quindi ti rivolgo questa preghiera a nome del personale mio,
della cittadinanza tutta e dell'associazione di tenere duro per dire no a questi signori. Nel 2014 si parla di carbone, ma stiamo scherzando? Quando la Germania, dove il sole lo vedono una volta ogni 1000 anni, è la prima produttrice di energia solare, è qui che il sole l'abbiamo dal 1 gennaio al 31 dicembre, ci vogliono portare il carbone, ma che stiamo scherzando, figlioli? Ma manco l'aria ci vogliono fare respirare sti miserabili. Scovate chi sono i fautori di questa sventura, stanateli voi che lo potete fare. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie all'intervento del professore Iriti. E adesso cediamo la parola alla dottoressa Carmela Faenza, che era la candidata a sindaco della lista numero 1, Cambiare si può. Buonasera, e intanto faccio gli auguri al nostro sindaco, l'avvocato Crupi. Speriamo che possa portare questo paese fuori da questo disastro in cui in questo momento versa. Sentendo le parole del signor Branca, di Silvio Cacciatore, era tutto quello che io ripetevo nei miei comizi elettorali, e voi sapete bene che vengo da una famiglia di commercianti, di artigiani, di professionisti. Io stesso faccio la commercialista, quindi di conseguenza la situazione drammatica vissuta in questo momento dai commercianti, degli artigiani, dal mondo professionale è disastrosa. Molte sale genieschi al 31 dicembre devono sempre essere chiuse ed è un paio di anni che questa situazione invece di migliorare peggiora. Viviamo in un posto bellissimo, ma purtroppo voglio dire, poiché non è stato valorizzato appieno, non riusciamo, le nostre aziende non riescono a sopravvivere, e questo è decisamente un dramma. Quindi sicuramente il mio ruolo all'interno di questa amministrazione sarà collaborativa verso l'avvocato Crupi, verso la sua amministrazione, per quello che è possibile, e per quanto diciamo il mio ruolo, voglio dire, mi permette. E questo, voglio dire, era per inciso quello che volevo sottolineare, e spero che l'avvocato Crupi velocemente chieda alla Regione Calabria i soldi per la bonifica della discarica. Gli risponderanno che l'hanno già mandati, ma lui continuerà, suppongo, sulla richiesta, e la responsabilità degli uffici, voglio dire, se li assumerà l'ufficio di competenza. E poi praticamente propongo quella rete a mare che sta a Dioville, che deve essere assolutamente tolta, messa un po' di sabbia, insomma risistemata, e dato un attimo maggior decoro al nostro lungomare. E per quanto poi riguarda, voglio dire, la giornata ecologica, sicuramente io e il mio gruppo prenderemo parte. E quindi buon lavoro a tutti e buona serata. Grazie alla dottoressa Faenza. Adesso cedo la parola a Enzo Napoli. Se ci sono altri interventi prima di Enzo. No, Enzo. Io chiedo scusa, io invito i cittadini, perché questi sono momenti anche di lavoro, voglio dire. Quindi, Allora il professore Zavettieri. Il professore, se vuole intervenire prima il professore. C'è Nino Zirillo. Nino Zirillo. Gli cedo il posto come no. Sono un po' emozionato perché è tanto tempo che non parlo. Però sono stato stimolato, dico la verità. Intanto perché io affettuosamente faccio gli auguri a Vincenzo Crupi. E perché l'intervento della dottoressa Faenza mi ha molto colpito, nonostante quella che è stata, diciamo, la verbalità della campagna elettorale. E credo che dovrebbe essere così, perché molti non abbiamo partecipato a questa campagna elettorale in prima persona, perché volevamo delle soluzioni unitarie che purtroppo non è stato possibile perseguire. Perché di fronte a quella che era la gravità dei problemi, ritenevamo che ancora una volta non ci si dovesse dividere. E allora il mio intervento non vuole essere uno
intanto complimentarmi per il risultato con l'amministrazione, perché io mi sono cimentato più volte, ho saputo perdere e ho saputo anche vincere, nel senso che non sono stato bravo a vincere. Non credo che abbiamo dimostrato, quando si è vinti, almeno per quanto mi riguarda personalmente, determinate altezzosità. E infatti l'invito che rivolgo al sindaco è quello di non essere colpito e affetto da quella che viene chiamata comunemente sindrome da elezione diretta del sindaco, perché ogni volta che un sindaco arriva là, siccome sono cambiate le regole elettorali, sapendo che non può essere sostituito se non muore o dimissionato dagli altri, finisce questa partecipazione e questa democrazia. Io dico, non ogni mese, ma ogni 3-4 mesi, un confronto anche all'interno con i cittadini è positivo. Mi ha colpito molto l'intervento della dottoressa Faenza, perché veramente ha dimostrato classe, stile e signorilità nell'intervenire questa sera, nonostante quelle che sono state le divergenze forti anche dal punto di vista personale, che molte volte cadevano in qualcosa che, su cui era meglio sorvolare. Voglio dire semplicemente una cosa: offrire la mia solidarietà a Vincenzo Crupi, non in quanto sindaco, non in quanto primo cittadino di questo paese, ma in quanto cittadino. E mi riferisco alle accuse che sono state mosse prima, durante e dopo, per quanto riguarda situazioni che partono da lontano. Partono da lontano, dallo scioglimento che questo comune ha subito. Scioglimento che questo comune ha subito e che, guardate, io facevo parte di quell'amministrazione. Io lavoro in un ambiente dove per poter lavorare non bisogna avere il cartellino penale a posto. Bisogna, per dirla come l'avvocato, essere ancora oltre, perché per una semplice informativa di polizia non si può nemmeno entrare in aeroporto. Volevo dire questo per significare che c'è stato un problema nella nostra zona, perché non è stata sciolta solo l'amministrazione di Bova Marina, è stato sciolto Condofuri, dove il sindaco non era un professionista come il dottore Squillaci. Tra parentesi, vorrei correggere Guglielmo, non sono stati 2 anni e mezzo ma 3 anni di commissariamento, perché ci sono stati i 6 della dottoressa Crea e 2 anni e mezzo poi della triade commissariale. È stato sciolto Condofuri, dove il sindaco era il dottore Caccamo, che faceva amministrazione controllata di bene mafiosi. È stato sciolto Brancaleone, sono stati sciolti tutti una serie di comuni. E sapete perché sono stati sciolti? È stato sciolto Reggio. È stato sciolto Reggio quando è diventato sindaco il dottore Arena, che eravamo compagni di scuola. Lo conosco personalmente, una persona per bene. Come conoscevo personalmente tutti i partecipanti alla mia amministrazione, quella di cui facevo parte, e di cui dopo 1 anno e mezzo, non avendo condiviso quelli che erano gli obiettivi e gli impegni che si dovevano perseguire, ho preso le distanze. Però non mi è piaciuto l'accanimento continuo perpetrato nei confronti di quell'amministrazione. Parlo oggi, a conclusione di tutta la vicenda e dell'iter, per mettere sull'avviso di non ricominciare con lo stesso tenore. Perché? Perché certe cose poi non ricadono sui singoli, ricadono su tutti i cittadini. E quello che è successo a Bova Marina, a Melito, a Condofuri e via di, al di là delle singole responsabilità, al di là delle singole responsabilità, perché anche in questo senso la prefettura, con la commissione mandamentale, con gli organi preposti, non deve intervenire sugli aspetti formali o sostanziali della presentazione delle liste, nel senso, sì, sto finendo Enzo, però è importante quello che devo dire, se mi consenti, non debbono intervenire semplicemente sul vizio di forma se il certificato è corretto o meno. Se una persona non si può candidare, debbono dirlo chiaramente se si può o meno candidare. Dico questo per dire che cosa?
per dire che noi ci siamo proposti, e in questo condivido e concludo con Guglielmo, che bisogna collaborare tutti quanti, anche noi cittadini, con delle proposte serie e costruttive, perché io ritengo che forse per 3 anni, sia partiti, sia uomini politici, sia cittadini, siamo rimasti chiusi nelle nostre case. Non vorrei che oggi, passata l'era commissariale, cominciamo dal giorno dopo a ingiuriare e a fare qualunque attività svolga l'amministrazione. E io sarò il primo ad essere di stimolo e a criticare se le cose non vengono fatte. Però ritengo che ognuno, nel nostro piccolo, per quanto ci riguarda, dobbiamo essere capaci a dare suggerimenti, collaborazioni e, perché no, controllare e criticare anche quando le cose non vanno bene. Solo questo volevo dire e ho concluso. Credo di non essere... Grazie a Nino Zirillo. Adesso c'è l'intervento del professore Domenico Zavettieri, che è stato sindaco di questo paese precedentemente alla giunta Squillace. Puoi aggiungere, per disgrazia? Niente, io volevo intanto fare gli auguri alla nuova amministrazione di buon lavoro, che è un fatto doveroso, e fare alcune riflessioni sulla situazione del paese. L'intervento che ha fatto Nino Zirilli lo condivido, perché la campagna elettorale è finita, bisogna ritrovare un momento di unità, anche se questa non era la soluzione che sognavo io, perché Pova Marina è uscita da un periodo difficile, travagliato, di polemiche, di conflittualità, di antagonismi personali, cose che bisognerebbe dimenticare, mettere alle spalle. Ma la cosa più grave è la gestione commissariale. In 60 anni di vita democratica, Pova Marina non aveva vissuto un'esperienza del genere. Pova Marina, che era stata un po' da esempio di tutta l'area, di tutto il comprensorio, per i valori civili, culturali, politici, è finita, diciamo, in questa vicenda negativa che ha un poco compromesso l'immagine. Lo scioglimento per infiltrazione mafiosa. Questa esperienza avrebbe dovuto consigliarci di trovare un momento di unità. Era il disegno che abbiamo portato avanti noi come riformisti italiani. La cosa non è passata. Ora si chiude la fase elettorale e preelettorale, bisogna lavorare per tentare di recuperare la situazione, di risalire la china, perché il paese è messo male. C'è un processo di graduale degrado che dovrebbe essere arrestato. Io non mi aspetto miracoli dall'amministrazione, perché ognuno di noi ha fatto delle esperienze, sa come stanno le cose, sa le difficoltà che si affrontano, la mancanza di risorse, però bisogna evitare, come suggeriva Nino Zirillo, le polemiche inutili, artificiose, gli attacchi immotivati. Però, perché a Pova Marina da alcuni anni è nato uno sport nuovo, quello di eleggere l'amministrazione e poi incominciare a riflettere, dici, ma quanto durano questi? Quando li mandiamo a casa? È un fatto che va respinto, rifiutato, perché l'amministrazione viene eletta per amministrare per 5 anni. E bisogna lasciarla lavorare,
stimolarla, nel senso di suggerire proposte, idee, iniziative, criticarla quando si ritiene che sbagli, ma l'obiettivo non è quello di mandare a casa l'amministrazione, l'obiettivo è quello di farla lavorare e di collaborare. I problemi sono tanti, non è il caso qua di riassumerli, ma una indicazione vorrei dare. Se vogliamo che qualche risorsa possa arrivare anche a Bova Marina, bisogna lavorare subito sul piano strutturale comunale, perché altrimenti risorse non ne avremo, fondi europei, fondi regionali. Quindi questo è uno dei problemi prioritari, accanto poi ad altri che sono stati ricordati, la depurazione, la situazione difficile. Nel 2008, quando ho lasciato io, c'erano 3 milioni 700 rotti mila euro per il nuovo depuratore. Bisogna verificare se ci sono ancora, se sono state definanziate o meno, perché questa è un'opera importante. Così bisogna, come suggeriva anche la dottoressa Faenza, di eliminare quella rete che hanno installato i commissari, considerando Bova Marina una riserva indiana, insomma, recintandola. Anziché spendere 1 milione di euro per il ripascimento dell'arenile, che avrebbe consentito di sistemare tutto il lungomare, hanno pensato bene di sprecare dei soldi per fare quella recinzione che non ha risolto nessun problema. Dico, queste sono questioni piccole, però utili, importanti per dare un aspetto migliore al paese. Poi un altro suggerimento che mi permetto di dare, anche per la mia esperienza, è quello che il comune di Bova Marina non può pensare di affrontare i problemi singolarmente. I problemi vanno affrontati in sinergia con gli altri enti locali, perché non si crea sviluppo se non si lavora all'interno dell'Associazione dei Comuni dell'Area Grecanica, che è stata avviata nel 2007. Presidente era allora il sindaco di Melito Iaria Giuseppe, però di questa associazione io non ho più sentito parlare. Ora, va rivitalizzata, va resa operativa, e all'interno di questa associazione vanno affrontati i problemi dell'area, del comprensorio, problemi dell'area che comprendono l'annosa vicenda del centro AISME, del porto turistico. Cioè, queste questioni che possono promuovere sviluppo vanno affrontate all'interno di questo organismo e quindi in sinergia con gli altri comuni. Poi le questioni locali il sindaco le conosce quanto me, e forse anche meglio di me, perché ha la mente più fresca e giovane, ha fatto una lunga esperienza amministrativa, 5 anni l'assessore con chi vi parla, quindi ha tutte le carte in regola, assieme alla squadra che ha formato, di affrontare seriamente i problemi. La raccomandazione che faccio così un poco dall'alto dei miei
oltre 70 anni è quella di evitare le liti sulla distribuzione degli incarichi, perché questo non vi porta da nessuna parte e non porta da nessuna parte il Paese, e segna l'inizio della crisi di un'amministrazione. Se si va avanti con le polemiche, i conflitti sui ruoli, sugli incarichi. Grazie e buon proseguimento. Grazie al professor Zavettieri. Se c'è qualche commerciante o qualche libero professionista o qualche giovane che vuole intervenire, Stefano Zirillo. No, se vuoi portare anche un breve saluto. Buonasera, salve, sarò brevissimo perché sennò sembra una cosa a conduzione un po' familiare. Non è... Lo so, non era preparata infatti. No, l'unica cosa che voglio dire, sono contento che è tornato Vincenzo dalla breve intervista. Voglio dire solo una cosa, senza nessuna polemica, senza niente, veramente. Un'unità, forse mi viene in mente una cosa adesso che mi ha portato un po' di commozione. L'unità si potrebbe trovare attorno alla figura di Pasquino Crupi. E questo lo voglio dire perché ho visto mio padre, tante persone per bene di Bova Marina vicino Pasquino Crupi, e l'ho frequentato da vicino anch'io, e mi onoro di questo. E questa è una cosa che nessuno mi potrà mai togliere. In futuro potrò essere anche non pensarla come Vincenzo Crupi, potrò anche dire: Vincenzo Crupi non sei un bravo amministratore, però con lui, per quello che ha rappresentato suo padre per Bova Marina, per quello che le persone come suo padre hanno rappresentato per Bova Marina, non mancherò mai in educazione, in dignità e in stile davanti alla figura di Pasquino Crupi, perché ci sono cose che a Bova Marina dovrebbero unirci tutti. Non dimenticherò mai tutte le volte che lui parlava in piazza, o le volte in cui entrava a casa di mio nonno che non c'è più, sapendo che mio nonno non l'avrebbe votato. Si stringevano la mano, si bevevano un bicchiere di vino. Quella è la politica che dobbiamo fare a Bova Marina, quello è il rispetto che dobbiamo avere uno con l'altro in questo paese. E questa è una cosa, io conosco Vincenzo sotto questo aspetto e di questo sono felice, perché so che sotto questo punto di vista non deluderà le attese di molti. E ripeto, Vincenzo, in un futuro anche noi con tanti giovani ci accingiamo a essere protagonisti della vita politica bovese, perché non vogliamo veramente più delegare, saremo uno stimolo, parteciperemo alla consulta. Io mi onoro anche di far parte di un'associazione con la mia fidanzata e con una sua amica Rosita, che fanno molte cose bellissime in questo paese. Io darò sempre una mano a tutte le associazioni, anche quando non condivido, come è stato per le amministrazioni. Dopo che si era dimesso mio padre dall'amministrazione Squillace, io ho pulito le strade con loro e sono andato a suonare gratis in via Marina, perché uno non è che deve essere per il bene comune solo quando il bene comune è anche il suo, deve essere per il bene comune sempre, perché il bene comune è di tutti, è nostro. Pasquino Crupi non è di uno, il ricordo di Pasquino Crupi è di tutti i bovesi. E dobbiamo imparare veramente, ho sentito tutti interventi costruttivi e questo mi fa ben sperare. Concludo subito dicendo che, per quanto ci riguarda, penso di poter parlare anche a nome di altri amici nostri, non avrai mai barricate, Vincenzo, tu e la tua amministrazione. Per qualsiasi cosa saremo disponibili, nel momento in cui vedremo qualcosa che non ci andrà bene, non andremo a dirlo di nascosto in qualche ufficio, lo diremo qua in piazza davanti a tutta la gente, perché è così che si fa in un paese civile. E mi unisco all'appello che ha fatto mio padre, veramente, che ha fatto anche l'ex sindaco Zavettieri, di ritrovare veramente un clima di unità, di educazione e di rispetto. Il rispetto che Pasquino Crupi ha sempre portato a tutti i cittadini di Bova Marina. Grazie. Grazie a Stefano Zirillo. Invito il consigliere, nonché ex sindaco di Bova Marina, Lillo Rodà, a prendere posto nella sedia qui davanti al tavolo. Va bene, allora se ci sono altri interventi, altrimenti cedo la parola a Enzo.
e dopo procediamo con l'intervento di chiusura del sindaco. Allora, vi voglio ringraziare due volte, perché la vostra presenza qua fa sì che questo incontro che noi stasera abbiamo organizzato, abbiamo organizzato, come ha detto Guglielmo, prima delle elezioni, però l'abbiamo fatto dopo, perché volevamo dare un segno, farvi ascoltare l'inno nostro italiano aveva un senso, era quello dell'unità. Dopo una campagna elettorale non tanto simpatica di contenuti, ritenevamo come cittadini, perché questa sera questa manifestazione l'hanno organizzata i cittadini, quindi quelle sedi vuote è un segnale che io non riesco a recepire. Mi scusino gli assenti, ma io non lo capisco, anche perché ho lasciato il mio intervento, perché come si suol fare in ogni manifestazione si deve trarre una conclusione. Io a questo punto devo chiamare, o avrei dovuto chiamare con me le scaletta, Palmiro Palamara alla mia destra e Peppe Favasulli alla mia sinistra. Palmiro, per favore, vieni qua, perché sia Palmiro sia Peppe Favasulli sia altre persone che ho fatto venire, però non ritengo in questo punto, cioè, sono un pezzo di storia di Bova Marina sotto l'aspetto calcistico, perché non parliamo sempre di strade, di fognature, cioè noi la nostra storia è la bovese, signori. Allora, se dobbiamo ricominciare, non ci dimentichiamo dello sport, non ci dimentichiamo che i nostri figli stanno andando fuori paese, stanno emigrando, perché c'è un'immigrazione per lavoro, c'è un'immigrazione per sport, perché oggi noi genitori non siamo capaci di garantire ai nostri giovani di giocare a Bova Marina. Allora, siccome Palmiro Palamara, Peppe Favasulli da questa parte, sono un pezzo di storia, come lo può essere Pino Zema, come lo può essere Ciccio Zavettieri, come può essere l'amico familiare Alberto, allora l'impegno che io questa sera vi ho chiesto a queste due persone di promuovere un'iniziativa che faccia sì che rinasca questo pezzo di storia, che è il calcio a Bova Marina, e l'unico modo per fare calcio a Bova Marina, a parte l'oratorio, è la polisportiva bovese, perché sì, il calcio 5 ci rappresenta, però la bovese, signori, è bovese, è storia. Quindi l'impegno che io questa sera avrei chiesto, e chiederò comunque, perché gli assenti risponderanno della loro assenza, i presenti risponderanno delle presenze, è che Palmiro, per quello che può, o il sindaco che è da questa parte, dopo interverrà sicuramente, ci mettono in condizione di ricominciare, di ripartire. Poi vedremo quello che si può fare. Un altro impegno, sindaco, che mi assumo in prima persona: se riuscirete a pulire lo stadio, perché lo stadio è un altro simbolo di Bova Marina che dobbiamo ripristinare, a fine giugno, appena questo stadio sarà completato, faremo un piccolo mondialito delle vecchie glorie, una cosa simpatica che, come analfabeta del calcio, perché qualcuno mi ha definito analfabeta del calcio, per un alfabeto del calcio è una cosa che si può fare, anche perché ho guardato la Treccani, l'enciclopedia. Analfabeto del calcio è colui che non ha mai fatto un'invasione di campo, è colui che non ha mai picchiato un arbitro, è colui che non ha mai ricevuto un daspo. Quindi io sono l'analfabeto del calcio, signori. Vi saluto e grazie. Dopo l'intervento di Enzo Napoli, le conclusioni alle... Allora, le conclusioni del sindaco. Tra le glorie del calcio, qui è passata una che è Pippo Spinella. Pasquino Catania. E piaccia o non piaccia, anche Melo Marino. Io. Insomma, giocava nell'Amma, tanti altro, non voglio dimenticare. No, di Bovese stavamo parlando, poi limitatamente al campo della Bovese. Io cerco di
rispondere, di andare, vado a braccio, ho preso qualche appunto, spero di non dimenticarmi niente. Il primo intervento è stato quello del professore Liti, che mi fa anche segno. E per quanto riguarda la SEI, noi come amministrazione siamo contrari alla SEI, per cui ha fatto bene il professore Liti a porre all'attenzione questo tema, siamo contrari e ci batteremo veramente con tutte le forze, ma veramente, quando si dice con tutte le forze, perché questa centrale, no di carbone, centrale della morte, perché una centrale della morte non si realizza. E vorrei aggiungere una cosa, che a parte appunto il pericolo per la salute pubblica, che il pericolo forse è più grande e più grave che incombe su tutti noi, su tutti i cittadini, c'è una cosa che è la cosa più indegna che si possa fare: ricattare le persone, sfruttare il loro bisogno. Vi diamo il lavoro in cambio della morte, perché molti fanno questo tipo di pressione, fanno la pressione sul lavoro. E allora, se volete veramente creare lavoro, occupazione e sviluppo nel nostro territorio, lì c'è una zona da bonificare dove si possono fare tanti altri interventi. Io sono un semplice cittadino, non sono uno scienziato, ma si può fare la qualunque, dal villaggio turistico o un'altra fabbrica che comunque non inquina, qualsiasi cosa, e creare lavoro. Questa è una cosa indegna, incivile di un paese che si dice civile: lavoro in cambio di morte. Poi è intervenuta la dottoressa Faenza, che ringrazio in modo particolare, l'ha anche sottolineato Nino Zirillo. È l'unica, io non lo dico senza polemiche, può darsi che i tre consiglieri di minoranza abbiano avuto altri impegni, è l'unica consigliere, diciamo, di minoranza, ma è sempre consigliere comunale, che ha presenziato a questa manifestazione. Poi voglio dire anche che insomma la lista numero 3 era anche una lista di partito, quindi poteva esserci anche qualche rappresentante di partito, ma evidentemente erano tutti impegnati questa sera. E la ringrazio anche per il suo intervento di apertura e di disponibilità nei confronti della nuova amministrazione. E ha parlato, per quanto riguarda la bonifica della discarica, noi intanto c'è un problema generale, che molto probabilmente il 3 giugno la regione, diciamo, concluderà la legislatura, per cui fino a nuove elezioni sarà tutto o quasi tutto fermo. Noi comunque ci siamo già attivati per vedere nell'immediato di, ovviamente noi non è che staremo fermi, però c'è anche questo tipo di problema ed è giusto dirlo, e di quantomeno fare un intervento di svuotamento della vasca, perché il percolato sta tracimando, tracima il percolato, è inutile dire quelle cose, diciamo, le cose vanno dette così come sono, quindi cerchiamo almeno nell'immediato di trovare le risorse per fare questo intervento. Per quanto riguarda poi lo stadio comunale, già abbiamo dato indicazioni al geometra Giovanni Palamara di tagliare quelle montagne di erba che ormai c'è sul campo, e si sta adoperando, penso, perché ci vuole una falciatrice, diciamo, adatta. Si sta adoperando, anzi penso che l'ha già trovata, e quindi non vi dico domani, non vi dico dopodomani, ma diciamo tempo abbastanza breve procederemo anche alla pulizia del campo, così da permettere anche di fare questo torneo. Noi in queste settimane ci impegneremo per affrontare l'estate,
abbiamo pulito il paese, manteniamolo pulito, perché se domani mattina piazza Municipio è piena di carte, di lattine, non so di che altro, insomma, è sporca, il dispetto, diciamo, non lo si fa a Vincenzo Crupi, all'amministrazione, lo si fa a noi stessi, quindi manteniamolo pulito il paese. Noi ci impegneremo a far sì che interventi del genere non si facciano ogni volta che si insiede una nuova amministrazione, o come si diceva una volta, ogni morte di papa. Cercheremo di insieme con la società che attualmente, poi successivamente non so chi gestirà questo servizio, di farli, insomma, con cadenza periodica, ma il paese lo dobbiamo mantenere pulito noi, così come vedo anche tanti cittadini, tanti commercianti. Una volta ognuno, dico anche un'espressione che non si usa più, dialettale, puliva a ruga. E allora, se torniamo come una volta, ognuno di noi a pulirci la ruga, è un gesto, ripeto, di collaborazione sicuramente nei confronti dell'amministrazione, che oggi siamo noi, domani, tra un anno, tra cinque anni, potete essere ognuno di voi che siete qua. Ma contribuiremo a tenere pulito il nostro paese, e lo stesso i commercianti, quando alzano la serranda, tanti lo fanno, voglio dire, lo dobbiamo fare tutti, come cittadini, come commercianti, come operatori economici. Via Marina. La Via Marina non è che ve la possiamo fare nuova, non so neanche se e quando ve la potremo fare nuova. Noi ovviamente lavoreremo per far sì che questo possa verificarsi e accadere. Gli operai dell'Aforo, già ve lo dicevo, hanno iniziato a pulire, iniziando dalla villetta. La rete ancora non l'abbiamo tolta, io un pensiero fisso, stapomeriggio ero qui a Bova, stamattina ho fatto una passeggiata con mia moglie sul lungomare, sì, per due motivi. La prima, perché mi fa anche bene alla salute, ma anche perché è un chiodo fisso questo della rete, per vedere come si può fare, perché ci sono tratti in cui c'è un piccolo tratto tra, dopo il Gabbiano, diciamo, e prima del Ponte d'Andrea, dove bene o male c'è poco dislivello, però ci sono tratti in cui c'è molto dislivello e tratti in cui ci sono poi i massi, quindi la dobbiamo togliere la rete. Non l'abbiamo ancora tolta perché dobbiamo trovare, diciamo, il sistema per comunque garantire la sicurezza dei cittadini, dei bambini in particolare, perché se qualcuno cade e sbatte con la testa, insomma, si può fare veramente male. E quel martedì, non penso, ma tra mercoledì e giovedì andremo sul posto, perché i problemi si risolvono andando sul posto, non stando qui sul posto. E poi inviterò anche la dottoressa Faenza a partecipare, se parteciperà anche qualche tecnico che vedo qua, e anche qua, non solo quelli che sono presenti, anche operatori commerciali, andare sul posto con i tecnici anche del comune per trovare la soluzione, non per togliere la rete, perché quella è una cosa facile, ma per mettere in sicurezza poi la Via Marina una volta tolta la rete. Ma la rete, guardate, io solitamente non faccio nessuna promessa, neanche questa sera le faccio, però forse la prima e l'unica cosa che faccio da sindaco, ma la rete deve scomparire, perché è veramente un obbrobrio. Deve scomparire quella rete, non so come, ve lo dico, ma deve scomparire, è un chiodo fisso per noi. Altro problema è la spiaggia pulita, cerchiamo di risolverla noi con l'aiuto di tutti. Martedì mattina alla provincia, anche questo non è un merito nostro, è una cosa già in essere. La provincia ci ha dato, assegnato al comune Bova Marina come comune costiero, un contributo di 5.000 euro, firmeremo la convenzione e quindi avremo anche questi soldi. Sempre per quanto riguarda l'arenile, c'è la possibilità, ma si tratta soltanto di una possibilità,
che la provincia ci dia, per poterli utilizzare subito, 30.000 euro per il ripascimento. Il problema dove sta? Che bisognava fare le analisi per verificare la compatibilità della nostra sabbia con quella di Saline o di Roccella. Qualcuno mi ha detto: ma noi abbiamo anche la sabbia alla Fiumara, ma i soldi sono della provincia e la provincia ci dice dove andare a prenderla. Quindi verificare la compatibilità della nostra sabbia a questo punto con quella che c'è a Saline, perché Roccella poi sarebbe anche più lontana e quindi più dispendiosa. Martedì mattina partirà la richiesta all'Arpagal per fare queste analisi, e abbiamo già attivato dei canali politici, quelli che abbiamo a nostra disposizione, che conosciamo, perché le cose funzionano anche così, per far sì che anche, diciamo, questi canali politici si attivino, per far sì che questi tecnici dell'Arpagal vengano subito a fare questa analisi. Quindi c'è anche questa possibilità, e già se si realizzasse questo saremmo a buon punto. Il sistema fognario, il depuratore di San Pasquale è stato ripristinato, il depuratore di Contradalena è ancora, per quanto ne so io, sotto sequestro, per cui sul depuratore ritengo, io chiederò anche un incontro in procura sia per il depuratore anche per l'AISM, perché c'è anche la vicenda dell'AISM. Quindi c'è questo altro ulteriore problema, questa ulteriore questione. Il nostro impegno è quello ovviamente di far sì che il sistema funzioni, e come? Perché spesso che succede? È successo anche l'altro giorno che a un certo punto, quando le vasche si riempiono, il galleggiante stacca e stacca la pompa. Quando stacca la pompa di sollevamento, il liquame fuoriesce. E quindi pensiamo di individuare una figura comunale, un dipendente comunale, che per tutta l'estate deve controllare queste pompe, in modo tale che se staccano è lì sul posto e va subito, perché non è che appena stacca il liquame fuoriesce. Quindi questo controllo, questo monitoraggio del sistema fognario. So anche che la commissione straordinaria, io non ho avuto ancora il tempo neanche di leggere l'elenco delle delibere dell'ultimo anno e mezzo, hanno fatto comunque dei progetti per la sistemazione di entrambi i depuratori. Io l'avevo detto anche su ieri questa festa di piazza, era la festa poi di tutti, abbiamo fatto questa festa ieri per festeggiare la vittoria, e si sente, sì, ho perso il filo del sistema di che faremo, ecco, una ricognizione, abbiamo chiesto delle relazioni agli uffici, faremo una ricognizione sullo stato dell'arte, non per fare processi a nessuno, noi non facciamo processi, ma per dire alla popolazione: questa è la situazione, noi come amministrazione, noi Bova Marina partiamo da qua, se facciamo un passo indietro significa che andiamo a meno uno, se facciamo un passo avanti siamo a più uno, che è già un grande risultato. Cercheremo anche di attrarre e richiamare i turisti offrendo degli spettacoli. Non sappiamo se e quante risorse avremo, anche qui abbiamo già chiesto sia alla regione che alla provincia di mandarci qualche spettacolo, e comunque è nostra intenzione, non voglio dire valorizzare, dico un termine un po' più crudo, utilizzare, ma non nel senso di sfruttamento, utilizzare i tanti gruppi, i tanti giovani bovesi che suonano e che sono bravi, perché dobbiamo portare avanti prima di tutto i nostri giovani, quindi durante gli spettacoli impegneremo soprattutto i nostri giovani, i gruppi di bova, anche i gruppi folk, i gruppi
di musica etnica e altri, insomma, di altri stili. Io non sono uno, diciamo, molto esperto di musica, quindi il nostro impegno sarà soprattutto a far sì che ci sia in questo primo periodo le strade pulite, il mare pulito, la spiaggia pulita, il lungomare pulito, e che veramente possiamo stare, diciamo, un'estate positiva per Bova Marina, per quelli che ci vivono, per i turisti che verranno. Speriamo tanti di poter passare tante belle serate in piazza. Questo è il nostro impegno. Non so se ci riusciremo, ma vi garantiamo che faremo di tutto per far sì che Bova Marina possa ripartire, e riparte il nostro paese, riparte stasera. E inoltre vorrei dire un'ultima cosa, che siccome la stagione ci aiuta, tutte le iniziative che verranno organizzate, poi ognuno sceglierà la location, adesso si dice così, che riterrà più adeguata, ma ecco un invito, ma da cittadino, di farle in piazza, perché è bello stare in piazza. Abbiamo tante belle piazze, c'è Piazza Municipio, c'è Piazza Vittoria, c'è la piazza di fronte alla chiesa di Don Bosco, la piazza Stazione, ci sono tante belle piazze, non c'è cosa più bella che stare in piazza, perché poi quando si è in piazza ci si vede con persone che forse non si vedono, perché poi tra il lavoro, i problemi che purtroppo non mancano, la famiglia, non si vede, si scambia una stretta di mano, si parla, è una cosa, ecco, piccoli gesti che aiutano a cambiare, che aiutano a cambiare il clima. E un'ultima cosa che mi sento di dire, ringrazio Stefano per le belle parole sincere nei confronti di mio padre, ed io non lo dico per così per farmi il bello, lo dico perché lo sento. Io non mi sento il primo cittadino, io mi sento l'ultimo cittadino, io mi sento un cittadino comune, un cittadino come a voi, un cittadino di Bova Marina. Grazie. Grazie al signor sindaco. Volevo solamente aggiungere un'altra cosa, che subito dopo la formazione della consulta giovanile si procederà a fare la consulta delle attività produttive e dei liberi professionisti. Detto questo, Vincenzo, volevi aggiungere qualche altra cosa? Sì, è chiaro che, vabbè, questo lo posso dire, che dei problemi dello sport si occuperà Palmiro, e la prossima settimana faremo anche la giunta. Non l'abbiamo fatta prima, non per problemi, ma perché non abbiamo neanche avuto il tempo di parlare. Quindi delegato allo sport sarà Palmiro Palamara, e tra i compiti che lui avrà sarà quello poi di occuparsi di ricostituire la Bovese. Naturalmente non c'è nello sport solo la Bovese, ma è importante ricostituirla, perché bene o male la squadra di pallavolo c'è, la squadra di calcio a 5 c'è. Un'altra cosa che ero dimenticato di dire, per l'impiantistica sportiva, la provincia ad agosto aveva assegnato 50.000 euro al comune per la copertura della piscina. Purtroppo al 26 maggio non aveva trasmesso una documentazione che poi non è chissà che cosa, una relazione tecnica, gli elaborati progettuali e l'atto amministrativo di approvazione sia della relazione che degli elaborati, cosa che noi ora faremo in questi giorni, perché abbiamo già preso contatti con la provincia, e quindi molto probabilmente riusciremo a recuperare questi 50.000 euro per rifare la copertura della piscina. Grazie. Grazie ancora, sindaco. Allora, prima di concludere, io mi auguro che quello che abbiamo detto qui questa sera non cada subito nel dimenticatoio. Domani alle ore 10:30, intanto il sindaco invita tutti i cittadini di questo paese
alla commemorazione dei caduti in questa piazza alle ore 10:30. Vi stavo dicendo, speriamo che tutto ciò che abbiamo detto in questo interessante incontro di questa sera non cada subito nel dimenticatoio, anzi ritornando a casa facciamo memoria stanotte di tutto quello che abbiamo parlato, di questo messaggio che questo pomeriggio da questa piazza con i nuovi amministratori, con questi cittadini che vogliono voltare pagina e vogliono rivalutare questo paese, facciamo in modo che questa speranza, che questo coraggio non vada dimenticato e che soprattutto domani mattina, quando usciremo di casa, nell'incontrare il nostro vicino di casa, nell'incontrare il primo cittadino che passa magari per caso nella strada, quel buongiorno che noi daremo sia un buongiorno fatto con il cuore, sia un buongiorno fatto con l'affetto, sia il buongiorno di questi cittadini, di questo paese, di questo ambiente sano, onesto, sia un buongiorno di fiducia e di speranza per il paese che tutti noi portiamo nel cuore. Bova Marina ce la farà, Bova Marina risusciterà, Bova Marina tornerà ad essere il gioiello di tutta la Costa Ionica. Di questo ne sono sicura, perché accanto agli amministratori ci saremo noi, ci saranno i cittadini di questo paese che saranno il 13° uomo dell'amministrazione. Quindi con questa speranza e con questo coraggio ci mettiamo a disposizione dell'amministrazione, di tutti i cittadini che vogliono veramente lavorare per il bene di questo paese. Grazie a tutti e buona serata.